Può la telecamera inquadrare questa caviglia? Questa signora che ha questo bellissimo décolleté, qua ha un pedalino, segno del pedalino. Pazzarella questa, eh? Tra le due è più pazza lei di me. Ecco perché poi questa duo funziona. Potrebbe essere il Sanremo suo, sì, con me mio. Vedi, perché a lei gli piace quell'idea. Vediamo, certo, se me lo offrono molto volentieri. Gliel'ho già offerto, quindi. Sì, lei è quella che ti dice la sorpresa dell'uovo che gli hai regalato, no? Ti racconta che ci ha messo dentro, quella che è la disturbatrice. Ma puoi pure rispondere te una volta per prima, eh? Ma ha scelto lei, a dire la verità, più che l'ho scelta, sì, io. Perché lei ha iniziato a scrivermi e si arrabbiava perché non rispondevo subito e mi faceva delle battutacce. No, non solo lei non risponde subito, lei o non risponde o risponde che talmente dopo tanto che tu ti sei pure dimenticata quello che gli avevi scritto, quindi gli devi andare nella memoria. E poi, non portando gli occhiali quando scrive, ti arriva un messaggio che sembra un codice, un PIN. Quindi devi ritornare e dire: ma cosa hai detto? Io quello che trovo da Maria, che non trovo in nessun'altra trasmissione o invito, è questa accoglienza che ha. Lei ce l'ha in genere istintiva per tutti. Poi lei è stata anche molto vicina su situazioni anche mie, personali. Insomma, è una donna che ci sta, è una donna preziosa, è una donna seria, come piacciono a me. Oltre che buona. A me. Regolate. Vedi com'è. Perché è pazzarella questa, eh? Tra le due è più pazza lei di me. Ecco perché poi questa duo funziona. Non è vero, perché lei è istintiva. È istintivamente ed è sempre intelligente nelle cose che dice. Oltre a essere istintiva è anche riflessiva, perché prima dice la cosa, poi ci riflette. Ma poi è saggia. Sei saggia, sì. È noiosamente saggia. Questo è vero. E poi mi fa ridere il fatto che sia tanto diffidente, quindi guarda tutti col sospetto all'inizio e poi pian piano si lascia andare. E poi ha una parte di bambina. A chi dico io mi lascio, sì, andare. E poi una parte infantile che è la più bella sua. Mamma mia. Nebula, era convinta che Nebula avesse avuto a che fare con me, che io gli avessi detto di ma certo, ma non è non l'ho mai vista Nebula. Ma nella vita conoscete per esempio una reale paura dell'altra? Di che c'ho paura? Dei malattie. Ma la conosce. Può anche lei delle malattie, sì, anche sì. Se non le riconosce. Ah, di sì, stomaco lo scambia per un'influenza e continua a prendere l'aspirina, quindi è ma meglio. Carlo Verdone qui in mezzo, insomma. Sì. È vero. Talento ci nasci nella sostanza, poi la capacità di renderlo unico dipende da te, perché è molto facile arrivare ad un successo, molto difficile mantenerlo. Se tu segui una moda puoi diventare una bomba nel periodo della moda, ma poi è finita lì, insomma, cambia la moda e cambi tu. Ma io sin da piccola volevo sempre sapere le cose degli altri, mi ha sempre fatto curiosità. Io ho una casa in collina nell'Oltrepò Pavese, no? E in questa casa c'era una famiglia che avevano il ruolo di custodi di questa casa. Questa famiglia era composta dalla madre, il padre e la figlia che faceva la sarta. La figlia che faceva la sarta aveva un sacco di amiche che andavano lì a una certa ora nel pomeriggio per il caffè e lì si raccontava tutto il paese. E mia madre e mio padre erano incavolati neri perché mentre la domenica, invece che stare a pranzo con i miei, io finita la messa mi fiondavo in casa dei custodi e stavo lì ed ero affascinata da questo momento di raccolta del paese, che era come intorno alla panchina, no? E chiacchieravano, io ero una neppetta così e stavo solo a sentire e continuavo a chiedere il perché di tutto. Io quando faccio C'è Posta e sento le varie storie prima di sceglierle, dopo un po' che le sento, a volte mi sento solo che fortunata,
altre volte mi sento molto piccola rispetto a quello che normalmente invece mi dico, altre volte mi sento giusta, cioè a seconda di quello che ascolto, però mi aiuta. È come una sorta di analisi che uno fa su se stesso attraverso gli altri, invece che andare dall'analista, forse è quello che faccio, ecco. I racconti, diciamo, per la TV sono sempre molto seguiti. È chiaro che tutte le grandi serie straniere, super milionarie, fanno sentire la loro presenza, però io continuo a preferire la fiction italiana. Il nuovo progetto che dovrebbe partire in primavera è sempre per Canale 5, è sempre una storia molto bella, con una appartenenza, diciamo, a una storia sociale, civile, quindi ha come tema sempre quell'impegno lì. Ma magari, non ce lo proporranno mai, ma io lo farei sulla gamba sola con lei. Potrebbe essere il Sanremo suo, sì, con me mio. Accanto. Vedi, perché a lei gli piace quell'idea. A lei le piace l'idea di mettermi in mezzo, hai capito, e tirarmi gli rublanini di carta addosso. No, però sarebbe perché. Sarebbe molto bello per te. Però non abbiamo capito, tu in conferenza stampa a dire, Maria De Filippi è la mia co-conduttrice. Quello sì, pensa. Beh, carina, fai la mia valletta. Certo. Che simpatica, che carina. Certo. Questa mi piace come idea, potrebbe essere la mia valletta. Ma lo faresti o no? Ma no, ma dannamo. No, invece sarebbe Lascia molto stare, carino. Sì. Può la telecamera inquadrare questa caviglia? Che siccome mi ha fatto un gran culo in trasmissione dicendo che io porto i pedalini, che negli stivali li devi portare i pedalini, non puoi andare a piede nudo. Questa signora che ha questo bellissimo décolleté, qua ha un pedalino, segno del pedalino. Tu dimmi se era da notare una cosa del genere. Stiamo d'inverno, è chiaro che non è che posso andare in giro così, i matti vanno in giro così, no? Quindi sono venuta in questo posto dove stiamo, che non è quasi manco più Roma, con i calzettoni giusti per essere quasi a Natale. Dopodiché tu dovresti vedere che io sto così. E lei c'ha questo stivaletto che, vedi, il piede sembra uno zoccoletto d'un pony. Sono bellissimi questi stivali, non so perché non ti piacciono. Non mi piacciono per niente. Questo ti terrebbe anche caldo. L'elastico l'ho tolto per l'intervista. Se mi vieni a vedere allora come sto a casa, figlia mia. Guarda, ieri è venuta la Gruber ad Amici. Ha sciorinato una serie di dati che io non sapevo. Per esempio, l'impiegato. Un uomo impiegato guadagna 1.500 euro, la donna nello stesso identico ruolo 1.200. Sinceramente non capisco il perché. Ci sono cose che partono da quanto magari, non so, lo sport maschile possa tirare di più dal punto di vista di spettacolo rispetto a quello femminile. E quello non è colpa di nessuno, nel senso, se vanno a vedere più gli uomini che le donne. Però per quanto riguarda i lavori come l'impiegato e il resto, sinceramente non capisco il perché. Non c'è una ragione neanche economica né di mercato, no? È cambiato molto, ma rimane, perché c'è una stragrande maggioranza, un uomo nello stesso ruolo, allo stesso livello, guadagna più di una donna, c'è una discriminazione, certo che c'è. Però quella la cambi con le leggi, con tanta sollecitazione e sensibilizzazione da parte delle persone, però poi è sempre lì che si va. Io li guardo, li leggo, ormai da tempo. All'inizio ero un po' colpita ed ero spaventata, poi ho imparato a leggermi. Ecco, quello che mi dispiace, parlo per esempio dei ragazzi di Amici, no? Che dai social sono condizionati in un modo imbarazzante, nessuno gli insegna a leggerli. Cioè, una volta quando guardavi le trasmissioni televisive c'era mamma e papà vicino che ti spiegavano cosa stessi guardando. Io vedo, dopo la puntata del sabato, passa la sera, loro vanno a casa, leggono i social, il giorno dopo trovi dei disperati. Non guardano mai i complimenti, mai, cioè quelli è come se proprio li accantonassero. E il complimento non gli dà fiducia, non gli dà forza, non gli rassicura, mentre la cattiveria, che sul social è proprio poi spregiudicata, no? Ti va nel profondo perché ti tocca i tuoi lati deboli. E a 20 anni, se tu dici a una ragazza che ha un cesso, quell'insicurezza che a 20 anni hai
e che hanno tutti, ti sovrastano e piangono e cambiano completamente. C'è gente che pensa di ritirarsi. Non potrei mai dire la verità. Quello che mi auguro, sinceramente glielo dico all'orecchia dopo. Cresceva. Adesso auguro serenità e salute, che è un percorso, è la serenità. La doppia S. Serenità e salute. Ah, sì. E Sabrina, quindi siamo sempre tre S. Cresceva. Tutto gira intorno a me. Serenità e salute anch'io, ma perché lei ci tiene tutte e due. Volevo fare i complimenti a Fanpage e salutare tutti i lettori. Un buon Natale anche. Insomma, siamo a Natale. Auguri. Siate sempre tanta, così sul pezzo e tanta, tanta M. Ma come tanta M? E che volevi dire? Tanta, tanta che... serenità e tanta salute. Ah, e tanto... Tanta? Serenità e tanta salute a tutti, quello sicuro. Ok.